Ciao a tutti, bentornati. Vi avevo promesso che vi avrei fatto un aggiornamento sulla mia hair care routine. Vi ho già detto di aver tagliato i capelli? Forse non ve l'ho detto. Ho tagliato i capelli, ho dovuto fare questo bel taglionetto perché ero arrivata ad un limite in cui i miei capelli erano diventati ingestibili. Anche perché l'estate non ha aiutato assolutamente la cura dei miei capelli, perché chiaramente con l'estate lavandoli spesso, pettinandoli sempre il sole, insomma vari fattori hanno fatto sì che io mi svegliassi una mattina e decidessi di dare un taglio nettissimo ai miei capelli. Poche volte li ho tagliati così corti, forse mai nella mia vita, li avevo comunque molto più lunghi, però avevano una lunghezza imbarazzante. Li stavo curando, stavo utilizzando vari prodotti, però comunque secondo me andavano completamente sanati, andavano eliminate quelle lunghezze ormai morte e quindi ho fatto anche un riflessante un po' più scuro di un castano un po' più freddo, e non so se la telecamera si vede perché secondo me viene fuori comunque un castano non proprio freddo, però l'ho fatto, forse le luci vanno ad ingannare un pochettino. Quindi oggi voglio parlarvi un po' della mia hair care routine, di quello che ho utilizzato, anche perché diversi mesi fa vi ho fatto vedere i prodotti nuovi che avrei utilizzato da lì ai mesi a seguire. Voglio dirvi un po' quello che penso, con quali prodotti mi sono trovata meglio e invece quali che un po' mi hanno delusa. Andiamo per step. Un prodotto, questo qui, neanche per ordine, una maschera di cui vi ho parlato anche in uno dei video preferiti che ho girato ultimamente, ed è questa maschera per capelli che io applico in realtà come impacco, cioè non lo utilizzo durante lo shampoo ma come pre-shampoo, ed è questa maschera della She Moisture. Ed è la maschera famosissima giamaicana, soprattutto per capelli molto molto ricci. Mi piace da morire questa maschera, in realtà è consigliata per chi ha i capelli quasi afro. Molto molto pastosa come consistenza, però a me piace tanto fare anche un impacco di mezz'ora, 20 minuti, perché quando applico questa maschera vedo i miei capelli molto molto morbidi, molto, molto lucidi, si districano in un secondo, hanno proprio un tatto diverso quando applico questa maschera, super lisci, super morbidi, proprio ristrutturati quasi, e quindi la utilizzo spesso. Non la utilizzo ad ogni lavaggio perché ho bisogno di un paio d'ore per dedicarmi soltanto ai capelli, però quando ho un po' di tempo in più, anche una volta a settimana, cerco di applicare questa maschera e tenerla in posa anche il più tempo possibile, dai 20 minuti anche a un'ora, e mi piace tanto, io la sto adorando. E all'interno vi ho detto in diversi video che ha il burro di karité e anche l'olio di ricino, che va anche a stimolare un sacco la crescita dei capelli e anche a rinforzarli molto. Quando la applico, in effetti, ho proprio, vi ripeto, al tatto si percepisce proprio un capello un po' più forte, soprattutto quando avevo i capelli un po' più deboli, un po' più proprio al tatto, avevo paura anche a toccarli perché temevo si spezzassero, cosa che invece adesso, quando li ho tagliati, no, li sento molto più forti, stanno tornando un po' i miei capelli di prima. Se vedete i miei video di diversi anni fa, avevo dei capelli completamente diversi, quindi ero arrivata a un punto in cui dicevo: questi non sono i miei capelli. E però quando utilizzo questa maschera noto proprio i miei capelli molto più sani, molto più forti. Un altro prodotto che utilizzo come maschera, come trattamento, e anche di questo vi ho parlato tanto, è Olaplex. L'Olaplex numero 3, che in realtà forse lo posso utilizzare un'altra sola volta, è terminato. L'Olaplex numero 3 è un trattamento che va prevalentemente a chiudere le doppie punte. Io adesso, avendo ritagliati molto, non ho doppie punte, però avendo dei capelli molto sottili, le mie doppie punte vengono fuori anche il giorno dopo averli tagliati. Quindi non mi curo di questo, il fatto che adesso magari non ne ho, ma comunque crescono come non lo so, come dei funghetti, quindi ho bisogno comunque ogni tanto, ogni, non dico ogni lavaggio, ma cerco di farli quasi sempre, di fare un impacco anche pre-shampoo, anzi lo faccio quasi sempre, a volte lo abbino anche la maschera a questa maschera che vi ho mostrato, li miscelo e applico entrambi. Quando ho meno tempo, magari anche 15 minuti, tengo la Plex numero 3 perché va proprio ad evitare che si vadano ad aprire le doppie punte e quindi a spezzarsi, ma piuttosto vanno a chiudere le punte, quindi i capelli si spezzano meno.
insomma, questo è il concetto e questo prodotto è davvero molto molto valido. Ve lo faccio vedere da vicino se non lo conoscete, ma ve l'ho mostrato tante altre volte. È un prodotto anche molto molto famoso e molto conosciuto per chi insomma va alla ricerca di prodotti per capelli. Olaplex è uno di quelli. Lo shampoo invece che ho utilizzato, che in realtà non mi ha fatto impazzire più di tanto, è questo qui di Kerastase, il Bane Extensionist, ed è questo qui. In realtà forse così lo vedete meglio, è così, ed è un prodotto che prometteva di andare a dare più forza ai capelli, di andare a rinforzare le lunghezze. Io devo dire che avendo sì quel periodo, un mesetto fa, due mesi fa, dei capelli particolarmente rovinati, non ho visto grandi miracoli con questo prodotto. No, anzi, a volte anche quando utilizzavo questo, andavo ad alternare questo shampoo con un altro shampoo che adesso vi mostrerò, vedevo proprio la differenza abissale. Mi vedo i capelli molto più sottili, vuoti, per niente corposi, quindi questo shampoo purtroppo non mi ha fatto impazzire, infatti non lo ricomprerò. Uno shampoo invece che mi è piaciuto tanto e che sto terminando, che devo dire che a differenza di quello di Kerastase è uno di quelli che notavo proprio la differenza, è questo qui di Christoph Robin. Questo qui ve l'ho fatto vedere quando ho comprato una beauty box in edizione limitata per Pasqua di Look Fantastic, ed è un prodotto molto molto valido. Ha un profumo di rose buonissimo, ha una... è infatti quasi terminato, posso fare forse un paio di shampoo e forse uno, va a dare un volume ai capelli impressionante. La differenza che notavo tra questo e quello era abissale, proprio perché al tatto sentivo i capelli corposi, una trasformazione assurda, all'interno anche dei microgrammi che forse andavano a dare più volume ai capelli, infatti sembra quasi uno scrub, in realtà una volta poi miscelato con l'acqua diventa schiuma, non è uno scrub, ma forse questo fatto che all'interno abbia questi grani va proprio a dare più volume al cuoio capelluto e anche alle lunghezze. Quindi questo shampoo per chi cerca del molto volume, per chi ha capelli sottili, è molto molto valido. Se applicate molta quantità di questo prodotto avete un effetto di capello molto appesantito, soprattutto sulla cute. Infatti io facevo uno shampoo, diciamo due shampoo, uno con dove andavo proprio a mettere parecchio prodotto, l'altro invece una piccola noce per fare un ultimo risciacquo, insomma io sono abituata a fare sempre due lavaggi. Se applicate tanto prodotto, insomma, di questo shampoo, avete un effetto capello appesantito, cute, un po' pesante, però effetto volume davvero assicurato, non è uno di quegli shampoo effetto volume che in realtà di volume non ne danno per niente. Questo qui invece io proprio lo noto, quindi lui è un prodotto molto molto valido. Un prodotto invece per andare a proteggere i capelli dal calore che mi piace è questo prodotto qui di Kerastase. Io lo utilizzo a capelli bagnati, ma a volte quando, che ne so, c'è molta molta umidità, con un filino di prodotto, una piccola noce di prodotto, lo applico sulle lunghezze per evitare che vadano, che si increspino particolarmente. È un termoprotettore, anche della Creatine R, non lo so che cosa sia, però insomma lo trovo validissimo, sia perché secondo me fa anche da protezione ai capelli, soprattutto con i phon. Io poi non riesco a non utilizzare il phon, devo comunque fonarli, altrimenti l'effetto dei miei capelli è terribile, non hanno una forma, non hanno nulla, quindi devo assolutamente utilizzare la spazzola e il phon, quindi ho bisogno di un prodotto che vada a proteggermi i capelli. Questo qui è molto molto valido, ce l'ho da un sacco, non termina, ce l'ho da quando ve l'ho mostrato, forse da fine febbraio più o meno, ed è un ottimissimo prodotto, davvero mi piace tanto, soprattutto anche se soffrite di capelli crespi, se magari volete evitare o attenuare il crespo, è un ottimo prodotto anche quando i capelli sono asciutti, con una piccola noce sulle punte e pochissimo sulle lunghezze, è molto 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 valido.
Un prodotto che invece non mi è piaciuto particolarmente è una maschera di Fito. In realtà ci sono rimasta male perché io ho utilizzato diversi shampoo anche in passato di questo brand e mi ci sono trovata sempre molto bene. Invece questa maschera mi ha delusa tantissimo, prometteva di dare volume ai capelli, di rimpolpare i capelli, ma in realtà l'ho trovata una maschera, non lo so neanche definire, anche molto povera, non lo so. Sì, è vero che Fito ha all'interno ingredienti naturali, va benissimo, però sai, se io acquisto una maschera dove mi dici che va a rimpolpare i capelli, mi aspetto più o meno vagamente quell'effetto finale, invece no. Per dirvi, prendo l'altra maschera, quando utilizzo questa maschera, che è una maschera di L'Oreal che io ho sempre utilizzato e che comunque utilizzo, io ho poi l'abitudine anche di alternarli i prodotti, anche per vedere la differenza tra un prodotto e l'altro, anche proprio appena asciutti. Con questa maschera il capello, secondo me, anche lui un po' smortino, vuoto, non mi è piaciuta. Invece quando utilizzo questa maschera mi sento il capello molto più nutrito, più morbido. Invece con lei non ho notato alcun beneficio, quindi non è una maschera che magari per il mio capello andava bene, quindi la boccio, non mi è piaciuta. Cosa che invece questa maschera io promuovo e promuovo sempre è la Glycerol Nutrifier Mask, che fondamentalmente è una maschera nutriente, che puntualmente io acquisto. È la linea professionale di L'Oreal ed è molto molto valida. Ripeto, va comunque secondo me a nutrire un sacco i capelli. Poi adesso sono in una fase in cui comunque i capelli li sto perdendo perché siamo in autunno e anche quando li lavo mi trovo le ciocche in mano, però sento comunque che va a nutrirli, va a donare quella morbidezza in più ai capelli, quella leggerezza, insomma mi piace tanto. È una maschera che comunque acquisto sempre. E ho un altro prodotto che non ho trovato chissà quanto valido, sempre di Fito, è il siero della stessa linea della maschera della Fitodensia, che prometteva anche lui una densità maggiore, un capello più denso, più rimpolpato. No, a parte la profumazione che mi piaceva tantissimo, per il resto no, è un siero che fondamentalmente, insomma, non ho visto questi capelli più rimpolpati, più rivitalizzati, più pieni, no. È chiaro che io non credo nei miracoli di questi prodotti, però un minimo, io quando utilizzo, per dirvi, lo shampoo di Christoph Robin, io vedo un volume in più dei capelli, lo sento, lo avverto. Quando utilizzo la maschera di L'Oreal, la maschera che metto in posa, vedo i capelli più nutriti, più sani, più lucidi, cosa che invece con questo prodotto e con l'altra maschera non ho notato. È un siero che fondamentalmente non mi è piaciuto, ve lo mostro anche un po' più da vicino per farvi capire magari qual è, e purtroppo no, non anche lui devo bocciarlo, mi dispiace, anche perché è un prodotto che non costa poco, però bocciato anche lui. Due prodotti novità di cui non vi ho parlato perché sono prodotti che sto testando e sto provando da qualche settimana sono lo shampoo e la maschera e il balsamo di Olaplex. Io ho preso rispettivamente lo shampoo il numero 4 e il balsamo il numero 5. Perché ho preso questi prodotti? Mi stavo trovando bene comunque con lo shampoo di Christoph Robin, però quando il mio parrucchiere mi ha tagliato i capelli mi ha consigliato di acquistare questi due prodotti perché sono due prodotti che vanno proprio sin dal cuoio capelluto a risanare il capello, evitare che i capelli si indeboliscano e restino sempre forti. Lui mi ha spiegato che il capello in realtà non è altro che cioè formato da squame che facilmente vanno a disintegrarsi. Lui mi dice che con questi prodotti invece vai proprio a risanare il capello ed evitare che il capello si spezzi, quindi ma dall'interno del cuoio proprio. In realtà io anche ho letto quella, anche io l'ho acquistato da Sephora, sia su Sephora che anche su altri siti, la formulazione è proprio quella lì, va proprio a risanare il capello. Visto che sono in questa fase in cui ho tagliato i capelli e voglio tenerli più sani possibili, ho acquistato questi due, comunque alternandoli sempre, faccio anche il lavaggio con lo shampoo di Christoph Robin, cioè non nello stesso lavaggio, magari capita che un giorno li lavo
lavo con lui, la volta successiva faccio lo shampoo con Olaplex, comunque le alterno. Infatti quando mi finirà quello di Christoph Robin voglio comprare un altro shampoo per alternarlo a lui, anche per evitare, comunque sono prodotti con all'interno molti ingredienti, non ha nulla di naturale all'interno, sono comunque chimici. Però da quando li sto utilizzando devo dire che mi ci sto trovando anche molto bene, anche la piega mi viene molto bene, liscia, per niente crespa, morbida, quindi mi sento anche i capelli più voluminosi, più pieni, quindi ve ne parlerò magari meglio quando li avrò utilizzati per molto più tempo. Avrò fatto 4-5 lavaggi con questi prodotti, però ci tenevo a parlarvene perché sono prodotti nuovi e fondamentalmente mi ci sto trovando bene per i pochi lavaggi che ho fatto, e quindi era giusto che vi parlassi anche di questi prodotti che sto utilizzando. Quindi era questo il mio, fondamentalmente quello che sto utilizzando, perché ho utilizzato anche negli ultimi mesi per i miei capelli, anche per dirvi dello shampoo di Kerastase, l'ho provato fino in fondo, vi posso dire oggi che non è uno shampoo per me, purtroppo, perché Kerastase è un brand molto molto valido per capelli, però per il mio caso, soprattutto lo shampoo, solo lui, non mi è piaciuto, invece il prodotto termoprotettore mi piace tanto e mi sta piacendo. E nulla, questo era tutto quello che avevo da dirvi, spero che questo video vi sia risultato utile e interessante. Se vi piacciono i miei video, come sempre, mettetemi un like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, e ditemi anche i vostri commenti se volete suggerirmi qualcosa, qualche chicca su qualche segreto, insomma, per tenere i capelli sani, scrivetemelo giù, mi fa soltanto piacere, e io come sempre vi mando un bacio grande e ci vediamo presto, ciao!